Da qualche anno la Fondazione Circolo dei Lettori porta una parte delle sue attività in luoghi dove normalmente la cultura, la riflessione, il pensiero hanno poco spazio, luoghi che vengono marginalizzati nella società come le carceri o luoghi dove c'è sofferenza come gli ospedali. Organizziamo laboratori, incontri con gli autori in cui però cerchiamo di mettere sempre al centro le parole, i pensieri, il vissuto dei detenuti e delle detenute, in particolare appunto quando si tratta di carceri. Il passaggio successivo a cui teniamo molto è portare questa esperienza e quindi il racconto di quello che è emerso durante i laboratori nelle nostre sale per discuterne e parlarne anche con il nostro pubblico più abituale. L'idea di partenza è stata di accogliere le loro storie, ma sono loro che hanno accolto noi qui e ci hanno fatto in qualche maniera sentire a nostro agio e ci hanno fatto entrare nelle loro vite, nelle loro storie, affidandosi completamente. L'occasione è stata il tema della genitorialità e il medium che noi abbiamo scelto è stato il podcast. È un laboratorio che stiamo realizzando in un ambiente carcerario, in un carcere, ma con l'idea di lavorare su un tema più trasversale, cioè che non ha a che fare necessariamente con l'essere qui. Ovviamente l'essere qui è un fatto, ma ha a che fare con l'essere genitori. Sono arrivata qui con l'idea di, mi ero preparata addirittura le slide il primo giorno, con l'idea di così prima partire da cos'è un racconto audio, cos'è un podcast. Devo dire che nell'arco di un giorno, il primo giorno in cui sono tornata a casa completamente spiazzata, poi abbiamo capito che insomma andava trasformato. Le mie intenzioni cioè quello di creare due tipi di percorsi, un percorso che serve dalle persone che frequentano questi tipi di laboratori, che hanno la possibilità di diciamo, fare delle esperienze che nella loro vita sicuramente non hanno fatto, e dall'altra parte unire tutta una serie di eventi per creare un percorso invece che abbia una visione più a lungo raggio. Quindi farli sentire parte, farli sentire protagonisti di un'attività è fondamentale, perché questo ha consentito di produrre in queste giornate per esempio dei racconti che hanno avuto una doppia utilità, sia per loro raccontare la loro storia, quindi ripercorrere anche la loro parte emotiva che qui viene tenuta molto soffocata, dall'altra parte ascoltare le storie degli altri, perché è molto difficile per loro riuscire a anche dialogare su certi temi, perché in questi ambienti si cerca anche di tenere le distanze dagli altri per mille motivi. E quindi questa doppia finalità. E poi ce n'è una terza, che è quella che queste storie arriveranno a qualcuno là fuori.